Salve a tutti. Oggi andiamo a discutere un attimino sulla tettonica delle placche, ma non proprio sulla teoria e con i suoi punti chiave, ma più che altro sul percorso storico nel mondo della scienza che ci ha portato appunto, che ha portato gli scienziati a formulare la teoria della tettonica, che è la teoria unificatrice dei fenomeni che riguardano la Terra e spiega tutto quello che riguarda, insomma, l'interno del nostro pianeta. E dunque, dobbiamo riconsiderare Wegener, che avevamo lasciato nel video precedente, perché con la sua grande idea della deriva dei continenti, innanzitutto ha dato una svolta clamorosa al mondo della scienza in geologia, perché ha fatto capire che i continenti, come noi li consideriamo, sono il frutto di grandi movimenti della crosta, soprattutto delle placche. Movimenti in senso orizzontale e movimenti che hanno portato alla formazione appunto dei continenti come noi li conosciamo e diciamo aveva portato molte prove come abbiamo visto, le prove paleontologiche e anche altri tipi di prove, e soltanto che il problema della teoria della deriva dei continenti è che la spiegazione che Wegener dava per dire come poteva essersi originato il moto di queste placche stesso, le spiegazioni non convincevano molti scienziati, soprattutto gli scienziati che facevano parte del mondo della fisica. Perché Wegener parlava di forze particolari di migrazione dai poli verso l'equatore, innescate anche dalla rotazione della Terra. E parlava anche di forze che derivano dall'attrazione della Luna e del Sole, quindi riconduceva le cause del movimento delle placche a fattori esterni alla Terra stessa, non interni. I fisici, dai calcoli, da equazioni e dal calcolo dell'energia necessaria, non erano convinti che tali forze potessero essere in grado di dare origine a spostamenti di masse enormi. E quindi la teoria poi, insomma, pur essendo stata accettata per quanto riguarda molte prove portate, non convinceva completamente il mondo scientifico. E Holmes aveva proposto nel 29, aveva proposto una spiegazione che invece andava a così, cercare il causa prima nel calore prodotto nell'interno della Terra a causa delle reazioni di decadimento radioattivo che riguardano i materiali interni alla Terra. Questa spiegazione aveva di buono già che andava a riferire i motivi del movimento delle placche a situazioni interne alla Terra, non situazioni esterne. E quindi i moti convettivi che poi appunto riguardano il nostro mantello, i moti convettivi originavano, dati appunto come causa dal calore interno della Terra, avrebbero appunto originato i movimenti delle placche. Però ecco, il Novecento è un periodo per la geologia molto interessante perché varie scoperte che appunto furono fatte nel corso del Novecento portarono alla fine alla formulazione della teoria della tettonica delle placche e queste scoperte furono moltissime. Innanzitutto la scoperta delle dorsali oceaniche è stato un elemento decisivo. Perché esplorare gli oceani è stata la chiave di volta per capire come funzionano i continenti, come si sono formati i continenti. E non solo come si sono formati i continenti, ma anche per capire che cosa succede dentro la Terra. E poi la scoperta del paleomagnetismo e delle anomalie magnetiche in generale ha dato anch'essa un grande apporto. E la teoria fondamentale che poi andrà, diciamo, a comporre la base della tettonica delle placche è la teoria di Hess sull'espansione dei fondali oceanici. E questa teoria dimostrerà che la Terra è viva e che c'è uno scambio crostale, uno scambio di materiali alla base di molti fenomeni che avvengono. Per poi passare alle interpretazioni successive a Hess con le nuove scoperte. E a valorare anche con che cosa? Anche con le prove pratiche, le prove di osservazione pratica,
soprattutto con l'osservazione appunto, dei fondali oceanici, portare appunto alle conclusioni che appunto danno la base per la teoria della tettonica delle placche. La presenza delle dorsali è un elemento chiave, era stata già compresa durante le esplorazioni navali che si facevano per porre i cavi telegrafici che servivano per iniziare le comunicazioni a fine 800, e si era già capito che il fondale oceanico non è e non era appunto piatto e regolare come si credeva, bensì è una struttura che presenta delle asperità, dei rilievi, chiamate in quegli anni lì terre di mezzo. E quindi a livello dell'Oceano Atlantico esistono proprio questi rilievi. Poi un'altra situazione che innescherà altre discussioni interessanti è il fatto che i terremoti non sono distribuiti in modo omogeneo nel nostro pianeta, ma si era già capito che andavano a comporre delle strisce o delle cicatrici in posizioni ben precise, che corrispondevano grosso modo ai confini delle placche e ai confini dei continenti stessi. E queste scoperte, unite poi all'utilizzazione pratica di uno strumento che permise agli scienziati di capire come erano fatti i fondali oceanici, cioè il sonar, detto anche l'ecoscandaglio, questo ha permesso di valutare internamente i fondali oceanici e valutarli nella loro profondità e nei loro rilievi, nelle loro caratteristiche. L'ecoscandaglio veniva usato nei primi tempi per motivi bellici, per individuare i nemici. E poi successivamente è stato utilizzato dalle navi che avevano scopi scientifici, quindi le navi oceanografiche. Infatti, nel 1947, una nave famosa, la nave Atlantis, fa questi rilievi scientifici e scopre una cosa interessante. Ecco, gli scienziati a bordo della nave scoprono che il fondale oceanico è ricoperto da uno strato di sedimenti che non è molto spesso, cioè non è spesso come si sarebbe potuto credere. Perché questo discorso è importante? Perché siccome si conosceva l'età della Terra e la si stimava già intorno ai 4 miliardi di anni, era ben logico pensare che così tanti miliardi di anni la crosta terrestre avrebbe potuto a livello sottomarino essere quantità notevole. Ecco perché, come si poteva pensare che la crosta terrestre sarebbe cresciuta, ma dove andava a finire tutta questa crosta? Ecco, e come mai appunto i sedimenti sono più sottili di quello che si poteva immaginare, visto che la Terra faceva uscire a livello di queste dorsali, faceva uscire la crosta, no? Interna, faceva uscire i materiali interni. In realtà, quindi, questa situazione, questo dubbio di come mai i sedimenti fossero così sottili è stato poi chiarito dalle idee di Hess, che capirà che il fondale oceanico è ben strutturato, come adesso vediamo. Vediamo che infatti il fondale oceanico è così si può suddividere in una parte, diciamo, che riguarda le dorsali medio oceaniche, vedete, con i fondali, e esistono naturalmente i margini continentali a lato di questa struttura. Quindi a livello dei fondali abbiamo queste dorsali medio oceaniche e qui si parla dell'Oceano Atlantico. Soltanto che negli anni 50 il sistema delle dorsali verrà compreso in modo molto profondo. Innanzitutto si capirà che è un sistema molto lungo come estensione. 40.000 km sono veramente una cifra notevole. E poi si era intuito appunto che i movimenti dei continenti, come aveva anche detto Wegener, erano movimenti in senso orizzontale, anche se, come dicevo prima, la spiegazione non era ancora chiara. Ma diciamo che dagli anni 57 in poi, diciamo dalla metà del 50, 55 in poi, vengono mappate le dorsali atlantiche, la dorsale medio atlantica. Vengono preparate le carte degli oceani, si conosce molto bene, diciamo molto meglio di prima,
la struttura e la stratigrafia delle dorsali. E una scoperta chiave è che lungo le dorsali esistono delle strutture che si chiamano rift. Sono delle spaccature della crosta terrestre dalle quali fuoriesce il materiale magmatico. Quindi è chiaro che queste sono delle fessurazioni molto importanti, possono essere considerate come degli sfiatatoi circa. Qual è stato il grande merito di Hess? Il grande merito di Hess è aver capito, innanzitutto aver capito il primo discorso che facevamo, cioè lo strato dei sedimenti troppo sottili rispetto all'età della Terra, si giustifica col fatto che a livello delle dorsali esistono sì le Rift Valley, dove praticamente la crosta terrestre si riforma perché i materiali provengono dall'interno, spinti dalle correnti profonde e fuoriescono a livello della dorsale, e in questo caso la crosta si guadagna, cioè c'è un bilancio in crescita della crosta terrestre, il materiale aumenta. Ma la cosa interessante è che esistono anche delle grandi depressioni, chiamiamole depressioni, ma sono le fosse oceaniche profondissime, dove la crosta può praticamente essere riassorbita. Quindi sono le zone dove c'è uno sprofondamento dei materiali a tal punto che possiamo dire che come esiste un guadagno esiste anche una perdita. E quindi in pratica noi sappiamo che tutto questo che Hess ha capito negli anni 60 dice, alla fine ci fa capire che la Terra quindi ha avuto questo suo lungo periodo di gestione della crosta terrestre. La fossa oceanica che è situata dove? Ai lati dell'Oceano Pacifico, soprattutto a livello dell'Oceano Pacifico, la fossa oceanica proprio serve per assorbire questi materiali. Pertanto, per farla breve, è come se avessimo un Oceano Atlantico che crea strutture di crescita, di separazione, si apre, no? Si espande. Dove si forma nuova crosta che fuoriesce. Ma se l'Oceano Atlantico si comporta così, l'Oceano Pacifico invece è come se facesse un'azione contraria, un'azione di restrizione, e quindi due azioni contrastanti a livello dei rift in un caso, a livello delle fosse in un altro caso, ma alla fine il bilancio dice che il fondale resta abbastanza costante nelle sue quantità di materiali perché c'è questo riciclo che permette alla Terra di conservare questo equilibrio. Bene, e quindi Hess pone le basi con questa teoria poi per la comprensione futura di altri argomenti importanti. E quindi la teoria dell'espansione dei fondali oceanici del 1962 porta anche ad altre considerazioni interessanti, anche la scoperta di rilievi sottomarini ben precisi, chiamati guyot, e soprattutto il fatto appunto che le dorsali oceaniche erano la struttura di base che andava a far capire gli eventi che riguardano la Terra. Quindi un'importante teoria. E spiegata appunto da Hess anche in occasione delle conferenze che lui fece. E questo convinse molto la comunità scientifica perché c'erano delle motivazioni ben precise. Ecco che quindi Hess è il teorico che mette le basi della teoria globale che poi andrà a comporre la tettonica delle placche. Manca, per questo discorso, manca ancora una ulteriore prova, un'ulteriore situazione che è quella dell'osservazione del magnetismo all'interno della crosta terrestre che andiamo a considerare perché mancano due cose importanti, due idee importanti che sono l'idea del paleomagnetismo e l'idea delle anomalie magnetiche che daranno conferma alle idee di Hess perché saranno delle prove ben chiare di questo dinamismo che avviene a livello dei fondali oceanici.
Ne parliamo la prossima volta. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.